Io sono partito da 200 metri e c'è già il telefono che si è spento, non si capisce, aveva il 40% di carica e adesso i cani sbagliano. Vabbè, sì, comunque, ciao a tutti, benvenuti in questo giretto in bici, perché preso da tanta depressione del fatto che ormai è iniziata la fase 2, oggi è giovedì 21, e per non passare un altro pomeriggio al PC a giocare a GTA, ho deciso, perché non andiamo a spaccarci le gambe, no? E allora ho deciso, senti che vento, e allora ho deciso di farmi un bel giretto. L'avrei anche registrato su sto telefono qua, non si fosse inchiodato tutto su un colpo. Quindi, un secondo ve lo disegno con Paint. Comunque, che sia chiaro, questo non è il primo video che registro in bicicletta. Ne ho già registrati un paio, è che avevo cannato malissimo le impostazioni della GoPro e quindi inquadrava praticamente il piantone dello sterzo e basta. Spero che stavolta sia un po' sistemata la cosa. Comunque, questo è il primo giro che mi faccio da solo quest'anno, quindi posso permettermi di ciacolare di più rispetto ad avere i miei amici di fianco. Però se volete, le potrei caricare qui dei giri che ho fatto le settimane scorse con dei miei amici. Cioè, non pensatevi che giri. Se ora penso sia uno dei giri più lunghi della mia vita, sarà 40 km. E ho paura. Però tipo con i miei amici facciamo massimo 20 km, ma ci accogliamo un sacco. E vengono fuori, ragazzi, di quelle perle. Ma di quelle perle che non avete neanche idea. Ve ne metto un paio, dai. Vado per la pedalena, mi sa. Ora la potrò vedere la migliore. Beh. Ehi! Ho detto dio. Che ehi! Da. Perché adesso deve andare a fare questa cosa di merda? Jesus, I have a little problem. Can you remain my cuore into my chest? Devi dirlo in ebraico. Alahima, Allah. Insomma, l'avete capito l'andazzo. Sono senza fiato. No, bene, perché vediamo se si accende. Si è acceso. Pazzesco. Posso registrare da qui. Cioè, di averlo già fatto 5 km. Però posso registrare da qui. Wow. Adesso appena attacco registrazione, sciopa tutto di nuovo. Ok, Relive, che è un software che... Software. È un'applicazione che ti permette di registrare delle tracce GPS e poi le trasforma in bellissimi video, che è abbastanza figo. E avviamo pregando in tutte le lingue dello globo e vediamo se adesso mi fuori la scritta Samsung, tirerò giù quattro bestemmioni, lancerò il telefono in mezzo alla strada. Comunque, se vi interessa, è l'una, uccellini, è l'1:50 del pomeriggio e essendo l'1:50 il mio abbigliamento attuale, cioè jeans lunghi, maglietta nera, zaino nero, non è quello più consono. Eccoci qua, la nostra meta, pizzeria Ciorli, se magari. Quindi lasciatemi dire due paroline sul giretto odierno. Questo itinerario si snoda nella vallata dell'Astico, nell'Alto Vicentino. Vabbè, io parto da Zuliano perché ci abito. Poi abbiamo attraversato Zanè. Adesso stiamo puntando a Piovene Rocchette, conosciuto anche come Piovono Crocchette. E da lì prenderemo la strada del Trenino. Magari un giorno la rifaccio sta strada e vi racconto precisamente la storia della strada del Trenino. Ma questo non vuole essere un video storico, perché vuole essere un primo video nel quale, vabbè, vi porto con me, vi faccio minchiate e riprendo l'itinerario, così posso andare a sbatterlo addosso alla gente e dire: e io, finita la quarantena, 40 km come fossero acqua. Io davvero sono stanchissimo già adesso. Voglio fare come la mia ispirazione grande, Roby Bragotto, ciao amo e ti voglio bene. Cioè no, cioè, te fossi natosa, te vorrei ancora più ben, però te voglio ben, dai. Ok, raga, sembra che stia registrando, quindi felicità. E picchiare i bambini, va andare a far culo ai vicini, la felicità. E toccare con mano il culo di mano, la felicità. Dar fuoco agli umani, scopare le madri, la felicità. Salve. Ma sai che l'ho preso troppo gagliarda così. Basta, sono già finito. Tony, dammi un po' di acqua. No, basta, basta, io torno indietro. Lo spanto tutto sul salto. Siamo già praticamente nella strada del Trenino. Adesso si asfalti in mezzo al caso, ma dopo la vedrete che bella che è. Si potrebbe dire che io adesso sono un trenino. Ciuff ciuff. Sono a un quarto e già sento che è una delle più grandi boiate che abbia mai fatto in vita mia. Ecco qua, di nuovo ha detto ripari i marciapiedi. No, raga, a me mi è fermato pure la strada, non so se la ricapio. Già cominciamo a essere un po' in mezzo ai monti, quello lì è il Sumano. Quello lì è il Cengio, qui è Pau. Paura, eh. Fondo là si vede Tonezza, il monte di Tonezza, il Cimone, sì, insomma, conosci tutta Italia, vero? Legnami e cosa sei? Materassi.
cuscini da divano? Di qua. Aia. Ok, cos'è, sbaglia strada? 90% sì. Facciamo 95. Questo tratto qui per me è totalmente ignoto. L'unica cosa che devo fare è trovare un grande capannone grigio, che quella lì è la Marzotto, l'anificio. E sono abbastanza sicuro che tale enormità fatta capannone sia che il murasso che ho lì davanti. Ma che chiesa mio. La GoPro non si vedrà, però la chiesa è in via generale dalla chiesa. Morto per la mafia, casini, mestieri. Però una chiesa in via generale dalla chiesa non l'ho ancora vista. Se vi state chiedendo perché mi sto girando, è perché ho sbagliato strada. Dovevo andare esattamente in via generale della chiesa. Lo sa male, coglioni. Ok, sì, affermativo, Tosi, questa è la strada che ci interessa. È che le statali mi fanno paura, raga, io... Cazzo, ho una macchina. Ah, Dio. È un pianeo che mi tira sotto, Dio. Ma adesso io come cazzo passo in curva? Ma Dio. Da Dio. Luce dall'Enel. Salve. Carabinieri, ho un'idea, io vado avanti, attraverso più dopo. Mi sono passato a fianco ai carabinieri, adesso si fa in versione U. E vieni a ciapparmi, cazzo le moto. Madonna, mi sono cagato in mano. Mi sono visto che a moto vasca da bagno veniamo addosso. Ho detto basta, se finio, caput. Però avevo video della morte. Strada del Trenino. Adesso non devo più preoccuparmi di essere trattato male dalla gente, perché passo per davanti le case ciacolando. Freddo. Avevo detto portati via una giacca o qualcosa. Zero, non mi sporta via niente. Ah, freddo il pancino. Pazzesco comunque questa strada qua. C'era sempre pieno stracolmo di gente. Non c'è nessuno fin adesso. Comunque due parole su questa strada. È la strada del Trenino. Arrocchette, Arsiero. Arrocchette, più bene Arrocchette. Arsiero e Arsiero. Anche freddo la panza. Comunque questo qua è un trenino, era il tracciato di un treno che è stato in attività, mi pare, inizio 900 fino al 1960, non so per idea. E poi vabbè, l'hanno soppresso perché la gente che attacca a comprarsi a 500 e ci hanno fatto questa ciclabile qua. Di avere il treno passava anche a Parchiene, passava dopo a Chiupano. Poi c'era anche la tratta da Chiupano al Trano, che arrivava su in altopiano, faceva più o meno queste fermate qua. Gallio, Reschio Conta, Cesuna, Stopparetto, Asiago, Campo Rodere, Lusiana, Sasso, Foggia, Rozzo, Reschio Conca, Roana, Campianove, Stoccaretto, Popo Conco, Asiago. Magari c'è poi il Val de Pansa. Attenzione, sono 3 anni che le montano sto paracarro qua. Va che bello! Spaventosamente bello! Raga, sono un missile. I'm fastest fuckboy, feel so fastest fuckboy. Se vola, anche perché tutto in leggera discesa. Quindi tornare su sarà un parto. E siamo praticamente entrati nella valle dell'Astico. Ve lo mostrerei se non fosse pieno di alberi da due parti. E se c'è un posto per guardare fuori e lento, ve lo faccio vedere. Adesso non penso che lo leggiate qua sotto sul telefono, ma la batteria è al 69%. Però adesso come è passa, cosa ha detto? Vabbè, che la GoPro ha l'effetto fisheye, non si capisce niente. Quello lì è Tonezza. E il change ho visto proprio da sotto. La casa mia si vede minuscolo. Guardate qua, che razza di enormitudine fatta montagna. Adesso non so cosa si sia visto, se no andrò in cerca su internet di immagini di repertorio. Ecco qua tutta una bella spianata, che paesino lì, Toseto. Guardate qua la spianata, quello lì è il Pau. Comunque adesso noi non percorreremo tutta la ferrovia e ex ferrovia fino ad Arsiero, perché la nostra meta è un'altra, si chiama Pedescala. Aspettate, perché io devo uscire sul paesino che ho qua a destra. Ora, o lì c'è una strada che incrocia o mi sono perso di nuovo. No, ok, c'è una strada che incrocia e c'è un divieto ai cavalli. Ah, stupidi cavalli. Vado a naso perché noi dobbiamo girare il rovescio di sta montagna qua e entrare nella conca tra Tonezza e il Cengio. Oh, discesa, c'è un camioncino. Mi ha guardato la GoPro. In mezzo alle valli, su per le montagne, la prospettiva cambia completamente. Ecco, se lei lo vedete, no, non lo vedrete mai. Provi a forare. Cercherò delle immagini di repertorio. Dilemma. Dove cazzo vado? Penso che tiro dritto. Senti qua le presse di velo d'astico. Come che pressano tutto. Non sono mai andato così distante da solo. Comunque, aggiornamento delle 14:20. Fa male il culo. E avessi un fondello da bici, ma anche delle braghe corte, non succederebbe. Ed è bello che io prima di partire ho anche aperto l'armadio in cerca di un paio di braghe corte. Oh, il ponte! Se, ecco il bel ponticello. Eccolo qua, l'Astico, signori. Torrente Astico.
Avrei dietro una macchina fotografica per fare quattro foto, ma qua ci sto solo io. È strettissimo, è duro. Sì, ma non puoi fare un ponte pedonale del genere. Mannaggia. Problema, io non dovevo finire qui. Cioè, dovevo finire là in fondo. Attenzione, statale. Odio le statali. Ok, signori. Dovevo venire fuori da lì. Non chiedetemi come. Magari al ritorno ci proviamo. Da qui alla nostra meta, tutta ciclabile, Tosi. Acqua. Sta ciclabile, Tosi. Alla fa acqua da tutte le parti. Sto cercando angoli fighi per fare qualche foto. Cioè, o esci col pretesto, faccio solo foto. Ma se esci col pretesto, faccio un giro in bici e faccio qualche foto, vai tranquillo, la macchinetta non la toccherei mai. Tanto la macchinetta è utile perché da dietro fa peso. Allora, siamo entrati, l'avete notato, in una ciclabile. Questa ciclabile, in mezzo al bosco, quindi sognatevi di vedere le montagne, l'ha costruita un mio paesano, tra l'altro, vorrei sottolineare. E percorre tutto la riva dalla parte del Cengio, che vi ho nominato prima, del fiume Astico, fiume torrente, che l'è. Ha un sali scendi, raga, che è incredibile. Cioè, tu pensi, percorre la via del fiume, sarà piana la via del fiume? No, Tosi, ma che serata, che pendenze qua. L'ho fatta un paio di volte a piedi. A piedi is better than in bike, because in bike I have my peso corporeo and other 20 kilos, se magari solo 20. The bici, no, non sto scherzando, la mia bici pesa come un bambino. Io, acquetta. Oh, che bello, si vede l'ossario. Se vai a quel cazzo che vedi altri. Però mi fermo di nuovo. 5 metri ho fatto. Mosa è la volta buona. Non so cosa pensate, vi immaginavate una macchina professionale. Ma va là. Ah, white balance mint, mona. Non curva catà nessuno, tra l'altro. Segnatevi queste parole. Buongiorno. Cosa avevo detto? Ancora curva catà nessuno. È rimasta lì un attimo al sole la sella. Adesso è di un caldo. Ma di un caldo. Oh, vedo una discesa, In carena adesso, in carena. Un po' di ghiaietta e mi stendo come una biancheria, cazzo. Caso Teo, ma che bello. Perché vabbè, in salita fai un po' più fatica, devi portare 200 kg di roba. Però poi in discesa e quando pigli velocità, così non ce n'è per nessuno. Ma nessuno, eh. Ah, di nuovo salita. A me mi piace andare in salita. Basta che non siano troppo dure, non siano sotto il sole. Oh, che figata da qua. Fermo di nuovo, futina. Voi di ste foto non ne vedete neanche una, perché fanno tutte cagare. Comunque, diamo un contesto geografico. Quella è il monte di Tonezza, il Cimone. Là c'è l'ossario, non lo vedete, ma c'è l'ossario. E qua sopra c'è il Cengio che avevo fatto vedere ancora dalla strada. Lo so che praticamente le uniche tre parole che sto dicendo in sto video è Tonezza, Cengio, ossario. Però che se solo che questo. Certo, anche salita, bici e peso sono altre varianti. Finché non dico attenzione, c'è un lupo che mi sta inseguendo. Sinistra 1, attenzione, si restringe all'esterno. Ah, madonna, se la stavo perdendo. Benvenuti, signori, siamo ad Arsiero e non è la nostra meta. Ci troviamo, attenzione, attenzione al nome, signori, Contrapria. Qua tipo se la spiaggetta dei noi altri montanari. È un posto molto famoso perché, vabbè, è tipo la spiaggia più vicina a casa, è una spiaggetta lungo il fiume. E dopo che c'è gente che si butta solo dal ponte. Mi fermerò e ritorno a fare quattro foto. Adesso ci sono quei palestrati lì che mi fanno un po' paura, di vero. Ma signori, la ciclabile continua. Mannaggia lei. Sta parte qua mi pare di averla già fatta 10 volte. Non so con che spirito ci arrivo a pedescare. Sono già morto. E questo problema della bici. Tu arrivi, poi devi tornare indietro. Porco due. Due. Quindi io direi che andiamo con calmissima. Prendiamo fiato prima dello strappetto finale. Strappetto magherando chilometri. Sono partito da un'ora e sono già qua. Entro un'altra ora e mezza penso che potrei essere di nuovo addirittura ad arrivo a casa. Cioè, in realtà sarò morto disteso su una panca a pedescara. Vedete quel copertone lì? Voi direte, è un rifiuto? No, da lì parte un filo che va tutto su per il monte e da in cima al monte, che c'è uno che si chiama Tony e fa il boscaiolo, piglia le piante, le lega al filo, le molla giù, tipo caduta libera, poi arrivano qui, vengono fermate e qua giù c'è un altro tizio chiamato Beppi che le raccoglie e le carica sul carro. Culture agricole a Tosi. Mia, scherzi. Oh, fermi, se vede il torrione. Co 2 del pedescala, che fai? Non ci fai una foto. Partenza in salita adesso, attenzione. Uff, due guagliù, sfondato tutto. Sento acqua. Va qua che acqua. Non è che mi sto illudendo di essere arrivato. Che un asteroide mi colpisca e mi manda in altro mondo, sì. Ma non mi posso più. Sto salendo un sacco. Mannaggia la vacca.
sotto al sole, di cogollo, di cogollo. Mangio mezzo succollo e mi prendo sotto al cielo, ma un merlino. Ah, non lo so, raga. Pensavo di avere le cuffiette Bluetooth almeno per ascoltare un po' di musica, ma purtroppo le ho lasciate in auto di mio papà, e l'auto di mio papà si trovava attualmente in officina a Vicenza. Quindi canto da solo. Non bevo più, giuro che pensavo che fosse figa un gran tocco. Non mi manca l'avia. Ecco la torre. Oh no, che salita. Dio. Basta, no, non ce la faccio. Non so se lo registrerò al ritorno. Sarà una completa bestemmia, Dio, che dico, che cazzo me l'ha fatto fare? Buongiorno. Discesa. No, no, fermo, fermo. Così, gli ammortizzatori, prima che te coppi. Mi schianto, così. Oddio. Non è pedescala questa, precisamente è Barcarola. Però dai, sempre stesso comune, penso che sia. Comunque qui sono capanni dei masci, andati a male perché ventano anche su più i masci. Però erano di mio proprio zio, quindi per sempre magari lui negli anni 30-40 si faceva tutta in bici magari fin qua. Senza ciclabile, No, comunque scherzo, aveva una 600 tipo. E mio papà mi raccontava che sono passati questo ponticello qua con la 600. Devo trovare un posto all'ombra per fermarmi, perché con le gambe che pedala da sole ormai. Il mio stato di gamba potrebbe essere capito facilmente, notando il fatto che su al torrione lì, torrione, quel che è, non ho neanche pensato di fermarmi a fare una foto. Anche perché c'era un tizio che magari pensava che sono un disadattato, cosa che sono e non vorrei che indovinasse, insomma. Parlando di corona, io tento il più possibile di tenersi la mascherina. Ad esempio adesso ce l'ho su, non c'è nessuno, però io ce l'ho su nel caso mi spunti una signora dall'erba alta tipo Pokémon e mi dice: bastardo, non hai la mascherina, io mi ammalo. E io dirò: eh no, bastarda, ce l'ho io la mascherina. Comunque io potrei anche girarmi e tornare indietro, però ho una missione segreta in tutto questo. La missione non è solo far fatica, è anche trovare una data cosa, e devo trovarla. Però non vi dico ancora cos'è. Guado? In ricordo, ecco sì. Piccola parentesi, qua per la scala c'è stata una rappresaglia dei tedeschi in ritirata dopo il 25 aprile. Penso fosse successa il 26 aprile, adesso non mi ricordo. In realtà l'ho anche portata all'esame di terza media, la strage di Pedescala. La prossima volta che vengo qua ve la racconto. Oggi io ho già slugamassa il brodo. E che cazzo ci torna indietro adesso? Mi verranno a prendere col cucchiaino, insomma. Mi siedo intanto su quella panca e mi riposo. Ci vediamo dopo, raga, io sto finito. Hello. Punto è che adesso ve lo svelo, la mia ricerca era la vecchia strada che portava a Tonezza del Cimone, che sai in cima, cos'è che non so dove sia, non so se partiva da Barcarola o se partiva da San Pietro. Adesso penso che apro Google Maps, mo ve lo dico. È solo per darvi noce come che c'è che strada è lì, perché un dì se poteva pensare lassù. Ok, qua c'è una ciclabile, non ho la minima idea di dove porti, ma io no, piano piano piano. Prima di navigare fammi controllare però, che qua non si sa. Allora, Maps, mi devi far vedere where is. Ah, su Google Maps non c'è. Cominciamo benissimo. Allora apriamo il PNG di prima, dove non c'è manco quella. Open Street Map Target. Ah, da Barcarola partiva. A fortuna, niente da dire. Quindi, procedendo a questa ciclabile, si arriva fino a San Pietro Valdastico. Cioè, è il nome di un paese che se lo sentissi stando a casa direi figa il culo alla Madonna. Quindi io eviterei. Ah, forse maledirò meno il signore per questo. Avevo finito tutta l'acqua e avevo altri 20 km da fare. Altrettanti, perché è adesso che mi sono girato. Mannaggia Carmine. Acqua di fonte. Ah, porco can. Un paio di foto per scala. Dopo si entra in modalità martello, che si deve tornare a casa. La nostra missione, ragazzi, ha appena subito una svolta epocale. Cioè, che ero lì che fotografavo l'astico. E insomma, mi viene una signora, mi indica un posto figo da fotografare. Mi fa: però devi farlo quando c'è la pioggia. E io, vaffanculo, come faccio 20 km. E allora, però gli ho chiesto da dove è che si prende la strada per andare a Tonezza. E mi ha detto: da lì. Questa qua è la Barcarola, è case della Barcarola, me l'ha detto. E che c'è una strada che va su. Ha detto che fa zigo-zago, zigo-zago, zigo-zago. Farà anche zig-sharko, mi non mi interessa. L'importante è trovarla. E il mio ginocchio destro comincia a risentirne, signori. Insomma, stammi tanto guaivo di senoci. Però la strada da destra è questa. Facciamone magari un pezzettino così. No, cambio idea. No, così che ho cambiato idea. Adesso pigliamo il ponte della 600. Spengo la telecamera, ci vediamo magari dopo, tanto dopo. Ok, raga,
Sera ciclabile, è stata velocissima al ritorno. Quello che non è velocissimo, e lo so già perché l'ho già fatto un altro paio di volte, è la strada del trenino al ritorno. Era infinita, perché qua era tutta discesa l'andata. Mannaggia Carmine. Comunque prima ho fatto una foto bella, secondo me, all'Eremo, questa qua sopra. Quindi se volete vedere le foto più belle che ho fatto oggi, anche se non sono un fotografo, non sono titolato per dire che la foto è bella, c'è il mio Instagram, cercherò di postarla, insomma. Ho finito l'infinita strada del trenino e adesso proviamo a non prendere in contromano la strada. Ci becchiamo qui sulla ciclabile che ci porterà, spero, fin casa, non che posso, pinto così. Eccoci qua, signori, in un batter d'occhio. Cioè, paraggio, c'è un batter d'occhio. Tamise, ben più che un batter. Tanti batter. Passa la macchina e noi siamo ufficialmente a Giuliano. Eccolo. Cioè, in realtà centrale. E in realtà manca ancora un poco, ma attacco a circolare qua. Anche perché vorrei dare una sapere.